Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie di Blood Bowl 3. Siamo in live in questo momento sul secondo canale Twitch e continuiamo la nostra avventura. Allora ragazzi, abbiamo vissuto la nostra prima puntata con Blood Bowl 3. Abbiamo iniziato con il tutorial introduttivo che sblocca un po' tutta quanta la campagna e abbiamo iniziato la vera e propria campagna, che altro non è che una serie di competizioni con il team che ci siamo creati. In mancanza degli uomini lucertola, disgraziatamente ho scelto i miei secondi preferiti, che sono i nani, e quindi abbiamo cominciato con le partite. Per ora ce la stiamo cavando abbastanza bene e vediamo come va. Piccola precisazione, ho ancora qualche problemino di linea, anche se adesso sembra andare decisamente meglio rispetto a ieri, e ho avuto anche qualche problemino tecnico col gioco proprio, con i salvataggi in cloud che non mi si sincronizzavano e non riuscivo a capire perché. Adesso sembra andare tutto bene, incrociamo le dita e speriamo che continui così. Quindi siamo ancora qui alla competizione, inizio del match, vai. Stubborn Sailors. Proprio bellini, devo dire. Mi sa che questo è il... sì, sono elfi oscuri, vero? In quest'altri. No, aspetta. Che cazzo? Perché ho visto anche dei nani? Mi sono rincoglionito io? Vabbè. Sunshine is going to complicate the ball pass. Ok, fattore campo, ok. Oh, 110.000 di incentivi match. Interessante. Beh, ragazzi, credo proprio che mi prenderò un paio di ritira e i fusti di Bloodvisor. Beh, tecnicamente anche cheerleader interinali. Bene, prendiamo le cheerleader interinali, va. Almeno sono di più sulle schermate di touchdown. Amici dell'arbitro, fino alla fine del prossimo David contesta la decisione, ma un buon fine, un risultato di 5 o più o 6. Ok, allora vai con la nostra formazione adorata. Se direi che va bene. Eccoli gli elfetti, ma ci sono anche dei nani. Comunque questa cosa mi pare strana. Boh, ma che cazzo di squadra è questa qui? Dimmi, c'è una mazzetta gratis. Ah, è andata fuori. Vediamo cosa fa. Blitzer umano, bloccatore nano, lanciatore umano, lei... Lineman umano. Ah, ma sono... È una squadra mista. Ah, è quella che... Ok, no, non sono elfi. Cioè, allora, lo stadio è quello degli elfi, probabilmente. Ma la squadra non è. Sono... Cioè, cose... Cioè, sono... Alleanza del vecchio mondo, qualcosa del genere, mi sa che si chiama. Ok. Ma questo complica le cose, perché abbattere i nani non sarà tanto facile. Kiro Krakena is with us today to commentate on this match. I warn you, I won't answer any questions about my company finances or the unfounded allegations against me. Ah, well, whatever you say, or don't. Bam! Ah, è andato pure KO? Ah, che fesso! Ok, perfetto. Bella come prima azione. Allora, sentite, salvo... No, aspetta. Ah, no, è lui, scusate, sono un idiota. Andiamola a prendere. Tipo subito. The team have possession. Grazie. Direi che va bene così. E ora dobbiamo decidere cosa fare. Francamente mi sa tanto che opterò per...
darò per un bel blizzettino verso di lui. Ma merda! Segui. Passato? Ok. Va bene. Va bene, non mi lamento di certo di tutto questo. Qua ci sarebbero un po' di cose. Blitz romano, va bene. No, ci dobbiamo decisamente spostare su quest'altro frangente, temo. Qui c'è un buco grosso come non si sa che. Oh cacchio, aspetta. Sì, dai, facciamo sto scattino. Ah no, non serve lo scattino, perfetto. Tu di qua. Bene, benissimo. Cominciamo a menare. L'armatura non gliel'ho passata. Grande. Giù. Non mi sta scadendo il turno? Ok. Beh, no, io mi sa che questo lo lascio qui. Va bene, così sia. Concentriamoci sull'abbattere un po' di gente per adesso, finché c'è modo. Oh, blitz, eh? E cadde come un fesso un'altra volta. Bene, devo sfruttare decisamente l'occasione. Però voglio sfruttare anche un altro tipo di occasione, perdonatemi. Anche una spintarella va benissimo così. E vado qui, così vado a contatto. Dopodiché io opterei per fare questo. Sì. Opterei anche per fare questo. I should probably say something meaningful to all our Cabal Vision viewers. No, eh. Bene. Andiamo di fare così. A good coach always uses the right player for the right job. Ok, andiamo a marcare questo. Facciamo questo perché dopo quell'altro vorrei tentare di raggiungere quel nano lì. Adesso continuo ad andare a batterlo, ma c'ha 10 di armatura. Passarla è praticamente impossibile, maledizione. Vai. Facciamo uno scattino, dai, non penso che cada con questo vaffanculo. Ok. Bene, bene così. C'è l'assist qui, vero? Assist anche di qua. Marcato e marcato. Va bene, dai, io ci voglio provare. È solo un uomo di linea. Spintarella, va bene così. Credo che non ci sia altro da fare. Vai. Dopo questo, cioè, sono esposto, quindi in realtà molte cose potrebbero andare assai storte.
Ha schivato il nano. Oh, cacchio. Oh, bene. Taone. Did the attacking player just slip over? Ce la faccio arrivare a meta? Sì. E quindi francamente credo che sia il caso di farlo. Intanto vediamo cosa possiamo fare di qua, però. Can't argue with that call, can you, Bob? No. K.O. Va bene, va bene. Vai. Oh dear. I hope that player has written. Whoa. Vabbè. Players can barely speak, Jim. Alone, right? No, vabbè, sono un idiota. Chissà che avevo pensato. Ok. Bene. Bam. Force him back and then down. Ok, benissimo. Adesso piazziamoci qua in caso qualcosa vada molto storto e poi possiamo francamente fare qualcosa del tipo così. Solo una spintarella, va bene. No, non seguirlo, resta fermo. E poi possiamo fare così. E devo essere veloce. Bam. Giù. That player better get up. Nothing good comes from spending any time on the ground in this game. Porca troia. Ah, beh. Oh, uno l'avevo fatto, eh. L'avevo fatto un uno. Maledizione. Ok. Primo touchdown. Perfetto. Purtroppo non c'è stato nessun infortunio finora. Vabbè, la squadra è un po' più tostarella, eh. Yay. Va bene, io le salterei le animazioni, le abbiamo già viste parecchie, quindi direi che va bene così. Lo schieramento va bene così pure. Schieratevi come vi pare, facciamo così. Il lancio alla palla è veramente a cazzo di cane. Time out. Prendo un turno, ma come? L'ha presa. Questo è? Ah, è il lanciatore proprio. No, no, non vedo l'ora di avere davanti, che ne so, una squadra di goblin o cose del genere. Wow. Ok. Allora, andiamo un po' a fare pressione, va. E però mi sto chiedendo se non sia il caso di... Allora, sì, direi che è necessario fare questo. Io direi che è necessario fare questo. Ok. Francamente penso che posso cominciare così intanto. K.O. Vai. Barababam. Blitzer, eh? È tostarello. Ma non abbastanza. Entriamo in area.
entriamo di nuovo in area. Anzi, francamente, penso che sia il caso di fare così. Così. E poi un bel blitz con lui. A good coach always uses the right player for the right job. Yeah. Stordito, va bene. Quello che ho potuto fare. Dove cazzo vai? Fermati. Gli sono potuto arrivare a contatto, non molto di più. Questo gioco mi fa sempre venire nostalgia del gioco da tavolo, quello vero. Au. Do you know it's very hard to make a dwarf retreat. It's one of their greatest strengths. Oh oh. Si è allegramente smarcato, eh? Nice. Very nice. Babam! Benissimo, allora te vai qui perché tanto non potresti fare molto altro. Te ti devi occupare di prendere la palla quando ce n'è occasione. E voi altri, vabbè, mo vediamo come procede la questione, ma... mi sa tanto che posso usare solo lui per quello che ho intenzione di fare. Vabbè. Dovrà fare uno scattino lo sventratore. Vai. Incrocia le dita. Yes! Bam! La palla vola via. Dove va? Oh oh. Ok, è andata lì. Andiamo un po' a parare, va? Proteggere la palla, perché adesso la raccoglierò con qualcuno, ma ho come l'impressione che potrebbe essere un tantinello rischioso. No. Bam. Giù. Il più possibile. Oh oh. Questo è dado singolo. Vai. Prova a raccoglierlo. Presa. Ok. Mi sa che vado qua. Mi sa che non posso fare altro. Va bene, va bene, va bene. Ok. Questo è uno di quelli che potrebbe allegramente smarcarsi, quindi mi sa che lo bloccherò qua, così. Così auguri a uscire da quest'area. Va bene, via. I've often wondered, Bob, who would win in a fight between you and Morgan Thorg? Contractually, I'm not allowed to say, Jump. Suffice to say that the matter has settled. Ah, wow. Oh, ok. And that's a lesson. Bam. Punk. D'accordo. Vai, rimettiti qua. Allora, turno 7.
se mi muovo velocemente ho forse la possibilità di fare effettivamente meta. Ma per farla ho bisogno di un paio di cose che non... Oh oh. Dai, abbattilo. Yes. Piazza Ciccio. Ok, vai. E così si sblocca tutta quanta la linea. Credo almeno. Oppure no? Sì, in realtà sì. Got himself out of a dangerous situation. Ok, e adesso tutto questo per avere due dadi qui, praticamente. Sì, va bene così. Dai, maledizione, su. Tu che giro riesci a fare? Riesci a fare questo di giro. Mi sta bene. Ok, vai. Ho un ultimo turno per fare la seconda meta. Mancava telecronaca. Quenchir il minore avanzato sul lato, esatto. Kirov Krakenai is with us today to commentate on this match. Cazzo, che schivata ha fatto? Dai! Ma sei serio? Whatever you say. Minchia, oh oh. Ok. Punch the other enemy players quickly before trying anything else. Ma quindi questo dovrebbe schivare? Dovrebbe smarcarsi? Aia. Oh, dove cazzo vai? Fermati. A good coach always uses the right player for the right job. Magari aveva fatto quel 12 in un'altra occasione. Bam. He's now as free as a fart in a thunderstorm. Maledizione. Questa situazione è fastidiosa. Player down and surrounded by the opposing team. Non c'è una gran differenza fra queste due cose, purtroppo. Vabbè, capirai. L'una e l'altra è più o meno equivalente. Ah, vaffanculo, c'ha l'assist pure di qua. Dai, che due palle. Vabbè, proviamoci. Great. Greased balls would struggle to dodge. Yes. Isn't so big a level gap in the... Yeah! Punto, esatto.
e FDM conducono per 2-0. Assolutamente sì. Va bene, questa è la fine del primo tempo. Oh, che cazzo è questa cosa? È venuto fuori il Kraken. E che fa il Kraken? Match is restarting. I hope that everyone's had some liquid refreshment. Oh, I guarantee they'll drink their fill. Must be a real kick in the head to have to kick the ball away. Un po' capriccioso, ok. Va bene. No problema. Come cazzo si sono schierati questi? Scusa, ma qual è la... sta faccenda del Kraken? Non l'ho mica tanto capita. Beh ragazzi, sai che è? Raccogliamo la palla prima. Ladies and gentlemen, I can't believe it. The dwarf player has gotten hold of the ball. I repeat, the dwarf player has gotten hold of the ball. Aha, here's some friends. Cominciamo a menare. Ah, ho sbagliato, mannaggia a me. Grazie. This player likes to be well assisted in a fight. KO, molto bene, va bene, ok. Yes, the unmistakable sign. Abbatti. Player's eyes rolling up in his head. He'll be up for some time. Mettiamolo qua, va. Player down and surrounded by the opposing team. This isn't going to be pretty. L'ho chiusa come meglio potevo. Ora vediamo che succede. Cosa ha intenzione di fare? C'ha un sacco di gente smarcata da muovere. Quindi, francamente... Gimmo, ciao! Benvenuto. Non ho ben idea di che cosa stiano facendo. Varin mangia erba, Vahin il giullare, Varin l'impostore. Ma che stanno a fare? Perché stanno andando qua? A fare che? Esattamente. Non capisco. Guarda, sono pure andati a smarcare per fare un cubo lì. Guarda lì. Ma va? Esattamente cosa pensavate che sarebbe successo? With that call, can you, Bob? No. That'll help the player move without risk. Boh. Non capisco cosa stanno mirando a fare esattamente.
good choice for this play. Bam! Get up or get off the field. Tutto questo è veramente strano, posso dirlo? Ok. In questa maniera dovrei aver protetto bene tutti quanti. Sì, non ho menato molto, ma c'è sto cubo di gente che non ho capito che sta facendo. È una trappola. De che? Che tipo di trappola dovrebbe mai essere? Non capisco. Mi servono un altro paio di turni per andare a meta. Ma quelli probabilmente si schiereranno così, infatti. Fantastic. What was that, Jim? What, Bob? The whole fantastic thing. Stanno schierando così. Use a catchphrase. My agent says it will help for future gigs. Don't do it again. I hate bad puns. Va bene. D'accordo. Allora, onestamente io vorrei vedere se bam. Giù. Voglio provare a fare questo perché con quest'altro invece voglio andare su. Push the stronger player back. That'll do. Oh, l'hanno ucciso! È morto! Rather than me. Ok, va bene. Oh cazzo! Oh dear. I hope that player has written a will, Bob. Written? Players can barely speak, Jim, let alone write. And you should know, you've interviewed enough of them. Ah, minchia. Qua ci sarebbe la schiva. Ah, giusto, sì. Vabbè. Niente, come non detto. Aspetta. Player down and surrounded by the opposing team. This isn't going to be pretty. E il prossimo turno, due scatti dovrei arrivare. Bene. Ok, bene, 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 bene. Sì, schivata. Sì, uno scatto più la schivata così. Manco morto, vai. Eccolo, eccolo che parte. I won't answer any questions about my company finances or the unfounded allegations against me. Well, whatever you say. Don't
Allora, vai, liberiamoci subito di questi qua. That plan is a little short. Oh no, my mistake. He's on the ground. With fists flailing, he's following up, hoping to get the knockdown next time. Mannaggia gli assist. Vabbè, proviamo a fare, anche se forse è un rischio stupido da correre per una cosa del genere, ma vabbè, meglio così, perché così posso andare a fare assist lassù. Another player on the ground. The coach will be spitting teeth about this. That's a good choice for this play. Cambia qualcosa dal 2? In realtà sì, perché sono le regole della nuova versione di Blood Bowl che è diversa. Vabbè, sai che non rischiamo. No, cazzo! Pensavo di arrivarci, ho fatto male i calcoli, che ebete. Vabbè, dai. Vabbè, dai, dato singolo direi che ci sta. Segui. Ok, fatto. Dai, Ciccio. Ah, you know, this reminds me of the time you got bored. I chained all the goblin technicians together to create a living mess. Oh yeah, now that was a weapon of mass reconstruction. Un blitz può farlo. Vediamo se lo fa. Ma forse no, aspetta, quanto movimento ha? 6, 3, 4, 5, 6. Sì, col doppio scatto lo può fare. Però no, l'ha appena alzato e non devi dichiarare all'inizio, quindi no. Niente, va bene, dovrei essere più o meno al sicuro. Ma per quale stupidità colossale hai fatto una cosa del genere? Ma perché? Vabbè, allora, dato che sto già vincendo 2-0, io direi che prima di fare la meta, meniamo tutti quelli che possiamo. Help a player move without risk. Sì. Count those teeth, Jim. They'll have to pick up both of them off the ground in a few seconds time. Get up. Non sto riuscendo a farli io gli infortuni, però, maledizione. Ok, a sto giro però rimani fermo. A good coach always uses the right player for the right job. Bene. E direi anche questo qui.
Another player on the ground. Niente, eh? Vabbè. Spitting teeth about this. Così sia. Vai. E 3-0. Bene. Io devo capire sto cazzo di Kraken che è venuto fuori, però che cosa... Che cosa fa? Hanno qualche interazione col campo? Non ne ho idea. Francamente non ne ho proprio idea. Yay, comunque 3-0. Allora, due feriti. Ah, e due KO sono tornati però. Vabbè, dai. Direi che è sostanzialmente fatta. 3-6. Ma se posizionati in punti diversi? No, non me ne frega. Continua. Quick and easy. Nothing to see here. Va bene. Ah, la palla l'ha presa il blitzer. Ok. E rifanno il solito cubo a difesa. Ciaone. Ok, tocca a me. Io direi, mettiamo questi a contatto. Mettiamo a contatto questo qua. Sì, uno scattino lo devi fare, tesoro. Ok. Un altro scattino. Oh, cazzo. Non ho considerato sta cosa. Maledetti. Provo con il doppio scatto perché secondo me vale la pena mettere a marcare questi due. Ok, grande. Questo pure dovrebbe fare il doppio scatto, ma vorrei evitare. Grazie. Sai che faccio? Facciamo così, va. E continuiamo il movimento per andare qui. Ok. 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 E quest'altro di qua. Perfetto, dai, dovrei avere una buona copertura. Vediamo se fa il giro largo, potrebbe anche farlo, però in quel caso non mi sarà troppo difficile girare. Comunque le regole del nuovo Blood Bowl non mi sembrano poi così diverse. È una variante, cioè effettivamente una nuova caratteristica per i personaggi, quindi... Voglio dire, però grosso modo, il grosso delle cose è rimasto invariato, quindi ho comunque una ampia familiarità. Che sta succedendo? Kirov Krakena is with us today to commentate on this match. I warn you, I won't answer any questions about my company finances or the unfounded allegations against me. Ah, well, whatever you say, or don't. Qui, che è successo qua? Oh. Sullo skate è andato. Bam! Ok, perfetto. E mi hai dato la possibilità
di venirne a capo probabilmente, il che è un'ottima cosa. Spero tanto di abbatterlo, sì. Count those teeth, Jim. They'll have to pick up most of them off the ground in a few seconds. Just like the slender. This player keeps on going and going and going. Andiamo da queste parti. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, con i doppi scatti posso farcela. Certo, è un po' rischioso. Ecco, appunto. Ok, aspetta un attimo. Vediamo di ristabilirci un attimo. Grazie. No, non c'è un singolo modo per cui io riesca. Cacchio. Ok. Allora facciamo. Beh, allora aspetta però. Sì, Ale. No. Facciamo così. Vai. The attacker has an assist. That'll help the player move without risk. Perfetto. Molto meglio, grazie. E facciamo anche uno scattino con lui per mettere a marcare quest'altro, sì. Ti prego, grazie. Vabbè, dai, proviamo. No, sono un idiota. On the floor again. This team must like worms or something. Non dovevo andare avanti. A good coach always uses the merda. Right job. Va bene, ok. Purtroppo un singolo turno per andare a fare meta e temo di non poterla fare, neanche nella migliore delle ipotesi. Vabbè, niente, quindi meniamo. Tanto non può farla neanche lui. A meno che non faccia adesso uno scatto in avanti terribile con uno e faccia un passaggio. That player's a little short. Oh no, my mistake. He's on the ground. That'll help the player move without risk. Bam. Bam, no, blocco tutte e due, vabbè. Ah, attenzione, eh. Wow, oh, ho fatto una cazzata. Non vedo più da... Vabbè, dai, mi è andata bene. Ma è passato, va bene. Vabbè, dai, proviamo. Cazzo. Vabbè, era l'ultimo ritira. Guarda, mi sono tolto sta soddisfazione. Così tanto per, guarda. Le botte.
Assolutamente. Vai. You can't argue with that call, can you, Bob? Good call. Intimidation is the key. One of my strengths when I was still playing. That's a good choice for this play. Beh, se non altro adesso i dadi ce ne ho due. No. Niente da fare, oh. Non sono riuscito a fare un fottutissimo infortunio, neanche morto. Cioè, ci sono stati ma non causati da me. Maledizione. Gli ho dato un sacco di botte ma non sono state effettivamente efficaci come speravo. Va bene, fine della partita. Yay. Ok, allora, tagli guadagni 75, andiamo alla competizione. Ok, andiamo indietro un secondo e andiamo. Panoramica, ah giusto, i punti. Ricking minore, il corridore ha fatti 6, effettivamente. Questo è lineman, ne ha fatti 4 e boom, boom. Perché ne ha fatti 4 il lineman? Per le ferite? Gliel'hanno attribuite a lui? Boh, non so come mai. Allora, vediamo un po' il team se per caso devo fare qualcosa al riguardo. Ehi, 9. No, caratteristica scelta casualmente. Cioè? F usati, questi sono 9. Panoramica. Ah, ok, posso. Non aumenta di livello, posso semplicemente scegliere un'abilità. Va bene, allora gli do assolutamente blocco. Senza dubbio. Ah, adesso cambia così. Come sarebbe a dire impossibile aggiungere questa abilità? Io ti meno. Che vuol dire? Stanza PF. F usati 6. Ma perché ne ha usati 6? Non capisco. Vabbè. Comunque. Gli altri. Ha le brizze ne ha 3. Quest'altro ne ha 3. Ne ha 3. Ne ha 3. Adesso ho 75.000. Nuovo giocatore. Lo schiaccia sassi. Non so. Forse un altro sventra troll potrebbe essere una buona idea. Pure metto da parte per lo schiacciasassi. Non ne ho idea. Vabbè, sentite, ma allora, un altro. Un'altra ripetizione la posso. La posso prendere? Oppure non posso farlo finché sono in una competizione. Potrebbe anche essere, però allora non mi fa ingaggiare neanche gli altri. Ah no, eccolo. Eccolo. Ah, minchia, 100.000 una nuova ripetizione. Come non detto. Realizzazione. Ah, cambi i loghi dei tuoi team, ma gli indossati i giocatori, aspetta la palla persino il tuo campo. Ah, figo. Ma gli estremi. Pensa a te, ce ne sono un bel po', Una tavolozza. No, i colori sono gli stessi
proprio della Citadel. Ma che bello, porca miseria. Va bene, ok. Beh, dai, lo preferisco così. Francamente lo preferisco così. Il normalissimo Chaos Black non ce l'abbiamo. Per il colore terziario. Sì. No. Va bene, allora, ok. Va bene così, la formazione va benissimo, l'ingaggio non posso fare altro. Sta cosa dei giocatori non l'ho mica tanto capita, ragazzi, devo sinceramente dirvi, perché boh. Aspetta, il corridore. Ce l'ha già? Ma allora che cazzo mi hai detto? Ma vabbè, secondo me è un bug. Maledizione, va bene. Ho di linea. Ah, non c'ho i punti per prendere nient'altro. Oh, ma costano diversamente. Queste costano 6, queste costano 6. Le secondarie le posso prendere solo al doppio del costo. Passaggio non posso proprio usarle. E la caratteristica le posso scegliere solo casualmente. E devo confermare l'uso di 18 punti. Cioè PF, cioè che sono i punti esperienza che guadagno. Va bene, dai. Allora, questo modo effettivamente è interessante di gestire la cosa. Comunque, torniamo alla nostra competizione e facciamo un'altra partita. Black Ark Corsairs. In tutto questo, scusate un attimo, c'è anche una cosa che devo verificare. Tipo io me medesimo, no? Account del sito. No, ma che cazzo? No, non mi rompere i coglioni. Non era quello che volevo fare. Volevo cambiare l'avatar. Si può cambiare l'avatar? Si può cambiare l'avatar. Come non detto, andiamo con la competizione, va. Andiamo. Commercial break. Pubblicità. Are the hardships of life tiring you? You bet, Kirov. So set sail. Discover Corsair Cruises, a unique cruise company. On board our luxury vessels, you'll enjoy the comfort of royal palaces and the attentive service of the best elven crews. Come and experience intensity. Take part in classic sport activities, thrilling games of skill, and rediscover dark elf folklore. All aboard the Fun Boat! Che bel folklore! Bene. Ci siamo come crociera, devo chiedere ad Agne qualche informazione extra. Kirov Krakenai is exasperated by the repeated failures of his team and has decided to join his crew on the pitch. Abbiamo in campo Kiro Tokyo di Kraken. From the dark elf pitch. That pitch is dangerous, Jim. Not only for the players. Last week the audience was so trashed that some of them rolled right into the water. Bene, adesso sono veramente gli Elfi Oscuri, però. Va bene, allora, gli Elfi Oscuri, devo dire, che mi hanno sempre fatto abbastanza indispettire, perché hanno le cose positive degli Elfi, con anche però
e un paio di ritiri extra, questi molto volentieri. Tutto quello che non spendi qui andrà perso. Ok. No, vabbè, non li voglio spendere questi. I cheerleader interinali, direi che vabbè. Aspetta, oppure. No. Bene. Facciamo così. Sì, gli elfi oscuri hanno un'armatura un po' più alta rispetto a quella degli elfi normali, quindi è un po' più difficile fargli del male. Oh, ho vinto una volta tanto il lancio della moneta? Ti posso credere. Oh, ah, molto più figa la mia squadra, dai, andiamo. Sono molto più belli. Ogni team una mazzetta gratis. Ma andiamo a prendere, va. I hope that their boat is sturdy enough to endure all the violence of a Blood Bowl match. Well, they're used to losing tourists anyway. This player likes to be well assisted in the fight. Cominciamo. Questo, ah, attenzione, hanno 9 di armatura. Sti cazzi. Ok, è ancora peggio di quanto vi ricordassi. Oh oh. Ok. They're gathering around that lone player like halflings around a sandwich. Posso dire che le animazioni dei colpi sono brutte, però maledizione, potevano farle un po' meglio che due coglioni. That player is about to get punched above and below the ball at the same time. That's a good choice for this play. That's it. Force of power. Oh, bene. Almeno uno stordito. Ok. Beh, direi che ci siamo. Si prospetta un incontro di quelli poco simpatici. Perché questi sono anche maledettamente sfuggenti. Guardali. Vabbè. Come non detto. Vedo che ci siamo, sfrutto l'occasione e faccio questo. Bam. Sì, vai, segui. On the floor again. This team must like worms or something. Get up or get off the field. Va bene, allora, intanto andiamo qui. Io vorrei tanto... Tanto comunque questo c'ha forza 3, no? K.O., benissimo. Mamma. Sì, dai, seguiamo. Andiamo diretti. Guarda che faccia l'elfo. That player's a little short. Oh no, my mistake. He's on the ground. Sai che è? Il blitz mi sa che lo faccio con qualcun altro. Facciamo così, va. Bam. E non lo seguo stavolta, però. Going to catch or run with a ball if they're constantly writhing around on the ground. I think he's going to make qua che così rimango vagamente a difesa del portatore di palla.
Vabbè, dai, c'ho metà squadra a terra. Ma un KO l'ha avuto, però. Guardalo, dio di puttana. Ah, beh. Bene, come non detto. Ciaone. Levatelo dai coglioni, grazie. KO, benissimo. Ok, va bene. Vediamo di fare il nostro bel avanzamento qui. A good coach always uses the right player for the right job. If I had a gold crown for every player I've seen lying on the field during my career, well, I could start my own team. You only need a million gold, right? Questo potrebbe essere una buona idea, ma no, per ora mi limiterò ad andargli in marcatura. Poi, vediamo un po' qui. Vediamo che non ci sia molto da fare, questi sono tutti a un dado. Tutti quanti. Vabbè, oh. Proviamo. Merda. Ok. No. Bene, sbloccata la situazione. Bam. E ora, questo lo volevo fare dall'inizio della partita. No. Bam. Grazie. That's a good choice for this play. He's on him now. E proviamo, dai. Mo se falliamo, falliamo. There's only one word to say about this, Bob. Not a word, Jim. A sound. Va bene, dai. Ah, c'è la sua intera squadra a terra tranne questo, che probabilmente riuscirà a smarcarsi, sia chiaro. Sono tutti a terra. Tanto ne sono rimasti 9. Ma che figata! Ok, d'accordo. Fuori, dai, coglioni! Ah sì, sfruttiamo il movimento, dai. Esatto. Ah, posso fare meta? Benissimo. Coach always uses the right player for the right job. He won't leave him alone anytime soon. Io ho sempre la speranza di fargli molto molto male. They'll have to pick up most of them off the ground in a few seconds time. He seems a little stunned, doesn't he? Can't argue with that call, can you, Bob? No. That player better get up.
Nothing good comes from spending any time on the ground in this game. Niente, oh. Devo dire che, vengono proprio... Non riesco a passargli sta cazzo di armatura in maniera efficace. Non riesco proprio a infortunarli. Purtroppo. Vabbè, sentite ragazzi, io non mi arrischio più di tanto e vado a fare meta e i ritira me li uso per questo casomai. Speriamo, 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 speriamo. E uno. No, volevo vedere le cheerleader colorate diversamente. Cazzo, vabbè, prossima volta mi devo ricordare. Lancio alto. Ah, l'ha presa proprio direttamente il corridore. Che tra l'altro ha forza 3 il corridore degli alti elfi e degli elfi oscuri. Ah, la faccia. Ok, mi ricordavo. Anche il fuoriclasse c'ha un movimento 7 oltretutto. Scusate, ma che stanno facendo? Vi giuro che questa proprio non l'ho capita, che cosa diavolo hanno combinato, ma... Merda. That player's going for it. On the okay. Within grasping range of the fiends. They could fall up, but they've wisely decided not to. Oh, oh, oh. Hanno ucciso un giocatore. Eh sì. Un tantinello, sì. Ok, sentite, io a sto punto... la palla adesso l'hanno tirata qui, quindi... non so se francamente vale la pena provare a raccoglierla con uno di loro per dargli giusto qualche punto in più. Però è un'occasione che se non colgo adesso non la colgo quasi mai. Fai una bella corsetta, va. Incrociamo le dita, ma a metà. That last burst of speed. It's risky. Ah, questo non può fare diversamente da così. Va bene. Allora, qua ci sono un po' di questi che potrebbero alzarsi e andare a rompere i coglioni, effettivamente. E questo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vabbè, gli ci vogliono due turni sicuramente per arrivare a meta, dai. Quindi...
Hanno tecnicamente tutto il tempo di mettermi i bastoni tra le ruote, se non fanno monumentali cazzate. Ma cosa? Ma io non capisco che cazzo stanno facendo questi. Ma perché fanno così? Non ha alcun senso la loro tattica. Non ha veramente alcun senso quello che stanno combinando. Mi sa che ho tre dati adesso, infatti. Get up or get off the field. Vai, va. Parti. Se faccio così li obbligo a fare il giro largo se non vogliono dover fare un tiro per smarcarsi. Quindi è una buona cosa. Lo faccio così, che così deve fare un tiro veramente brutto per smarcarsi costui. Ok, se questo si alza lo mando fuori. Benissimo. Questo anzi lo piazzo qua, che così turno dopo faccio questo e questo lo manda fuori. Io non so che diavolo stanno facendo quel cumulo di giocatori lì, da tutt'altra parte, senza motivo. Oh, ma io non capisco che sta succedendo, boh. Vi giuro, proprio non riesco a comprendere. Oh, he's going to get intimate with the fans. They're not too excited. Così. Perché sì. Gli sono pure andato a rompere le palle. Va bene, ok, vai. Yes. Fare meta con loro non è tanto comune né semplice. Quindi è un'ottima cosa e cerco di farla quando posso, perché è un'occasione extra per loro per prendere dei punti. Ah sì, le cheerleader le preferisco di gran lunga vestite così, con questo colore. Yeah, benissimo. Però alla fine soltanto un infortunato, il KO quello lì è tornato, quindi va bene. Bella come bersaglio. Vabbè, io punto sempre lì per evitare di farla finire subito. Torno 7. Ah beh, tanto non ho la possibilità di fare niente. Giusto menare il prossimo turno. Thank you.
Unity is strength. The other people stood there like statues, with such easy... They swooped down myself. And so this, to say the least, explosive first half comes to an end. The Kraken has smelt blood. He's come to feast on the players. Ok, ci siamo. Scusate, ero mutato. Campo il foscuro, Kraken. Ah, quindi c'è qualcosa che adesso il Kraken fa, solo che è scomparso prima che potessi fare qualunque cosa. Vabbè, va bene, ok. Here's the touchdown. It could protect them from a comeback. This might be the end. E ci hanno ancora tutti i giocatori in campo, che uno è morto, però quello che era KO è tornato e evidentemente avevano una riserva o anche più di una, quindi devo menare più forte. Però purtroppo avete notato che sono piuttosto corazzati gli Elfi Oscuri nonostante tutto, non sono i classici Elfi debolucci che si possono menare con tanto amore. Did you know that the new Cabal HD globes have been selling like hotcakes from all outlets? Don't confuse the viewers, Jim. He means they've been selling fast, not that they're made out of cake. Bob! Ah, la faccia! Ah, ma proprio l'intera squadra! Ma proprio senza pietà alcuna! Ok, va bene, allora voi, ok, d'accordo, e voi altri invece, guarda, non c'è più nessuno a contatto, maledizione, credo proprio che mi giocherò la possibilità di fare il blocco con, sono un idiota. Ho dovuto fare uno scattino. Merda! Merda! Ma sei serio? Doppio uno! Due volte uno ho fatto. Ma vaffanculo. Grazie a Dio è ancora comunque più o meno coperta. Le aree di marcatura ci sono. Che odio, che odio!
sick. Did you know that? God forbid. Really? No need. È andato. Ma sei infortunato. Alzati, grazie. Fammi il sacrosanto favore di abbattermi sto testa de menghia. That'll help the player move without risk. That player better get up. Nothing good comes from spending any time on the ground in this game. No, la cosa buona è che così vado un'altra spintarella, vado a contatto di quest'altro. Quindi è una ottima cosa in realtà. Niente, come non detto. The attacker has an assist. Questo era rimasto qua giù. Iniziamo a muovere un po' di gente verso l'obiettivo e io uno scattino in più glielo farei fare per andare a contatto. Grazie. Il problema è che temo che non ci sia molto altro da fare. They're getting up close and personal, boss. Need to be close. Smell your breath and see the dead insects in your teeth. Peccato, non ho potuto fare molto. This is a big game, Bob. How do you feel about being at such an important match? Indifferent, Jeff. Ask me again when there's more blood on the field. Yeah. Maledetti, guarda. No, proprio bastardi. Non c'è che dire. Facciamo così, va. Uno scattino, tanto dovrebbe avere passo sicuro. Esatto. Va bene. Now his buddy can move freely. Yes. E se Dio vuole, dovrei riuscire a... Adesso fare un blitz proprio a lui. Sì, sì. Esattamente proprio a lui. Avevamo questo rischia, ma... Vabbè, dai, anzi, no. Probabilmente non ce n'è bisogno. Proviamoci. He's sprinting. Let's hope it's going to be okay. È andata. This is gonna get exciting. On the floor again. This team must like worms or something. Huh?
greased balls would struggle to dodge through that defensive line. L'ha ripresa la palla alla fine lo stronzo. Vabbè, però gli sono molto più a contatto adesso, quindi. Ok, allora, andiamo con ordine. I hope that player has written a will, Bob. Written? Clearly, clearly speak, Jim. Let alone write. You should know. You've interviewed enough of him. Yes! Ah, oh, che bello, è successo esattamente quello che volevo. E adesso tu, caro mio, mi farai il sacrosanto piacere di fare un bel blitz a questo testaccia de cazzo. Bam! L'avevi ripresa la palla, eh? Ora non più. Capo, perfetto. No. Bene, è andato giù, ma non importa, non ha alcuna importanza. Quello che importa davvero è che gli ho chiuso la strada. Ah, facciamo così, dai. Il prossimo turno, casomai riesco a buttarlo per terra. Ma marchiamoli questi perché non mi sento tanto al sicuro. Così fuori classe, questo è. Ma proviamoci, dai. Che se ne frega. Vai. Ora devo provare a prendere la palla e vediamo come va. No! Beh, devo dire che è andata bene. Allora, leviamo lui dal cazzo. Oh no, così c'ho un dado solo. Merda. Che c'ha furia adesso. Merda, 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 merda. Ok, bene così. Wow, oh, oh, finalmente, cazzo. Oh, che bello. Vai. Via dai coglioni. Gravemente ferito, va benissimo. A good coach always uses the right player for the right job. Another player on the ground. The coach will be spitting teeth about this. Vabbè, allora posso fare una meta, però francamente sono già in vantaggio 2-0, quindi mi gioco tutto quello che posso qui. They've got the advantage, but there is no sure thing in luck. Bene, e tutti gli altri purtroppo sono a dado singolo. Beh, qui ho un palese vantaggio. Esatto, tipo questo, bam. Qui ho sempre un palese vantaggio. E magari ne sblocca anche un'altra di cosa figa, ma purtroppo invece no. Questo è un semplice uomo di linea. Ho comunque dei forti vantaggi. Benissimo. He seems a little stunned, doesn't he? You can't argue with that call, can you, Bob? No. Okay. Vai. The player's taking the ball, and the end zone is close. Vai.
Ultimo ritiro. Yes! 3-0 anche stavolta. Ah, due feriti, un KO, quindi dovrebbero essere un po' meno sul campo adesso. Non dovrebbe essere completa la squadra. 3... Aspetta, sono 3, 6, 7, 8, 9 sono, infatti, sono in inferiorità numerica. È la Madonna. Sacra stato di Nofold. Allora, se ne sono andati tutti. Quello sta lassù e non ho proprio nessuna possibilità di rompergli le scatole. Io con costui direi che mi muovo verso di qua. Con costui invece... facciamo così e loro iniziamo a portarli su. Evidente che è più da questa parte che devo andare. Sono in superiorità numerica, quindi vediamo di giocarcela bene questa superiorità. Fondare, grazie. E andiamo a contatto con questi due. Fallo sto scattino, dai. Grazie. A contatto con questi due. Qui è coperto. A dire la verità, no. Qui è aperto. Però, vabbè, sti cazzi. Incontinent halfling could have avoided that tackle. Oh. This is going to be decisive.
help a player cool without risk. If I had a gold crown for every player I've seen lying on the field during my career, well, I could start my own team. You only need 1,000,000 gold, right? That's a good choice for this play. Just like the slender guys in the stuff, this player keeps on going and going and going. The winning team went touchdown crazy, and there was nothing to this one to do. Ah, scusate, porca puttana, era mutato. Vabbè, non è che c'era molto da dire. Finita la competizione, fatto tutto quanto, non ci sono conseguenze per il team, è andata bene. Peccato per l'ultima meta, però vabbè, sti cazzi. Scusate ragazzi, ogni tanto mi scordo. Va bene, ragazzi, allora, io direi ci fermiamo qua con questa puntata qui. Poi continuiamo con la prossima campagna, che è quella di Nurgle King, appena possibile, e continuiamo la nostra serie di Blood Bowl. D'accordo ragazzi? Grazie mille per aver visto questo episodio, noi ci vediamo al prossimo e come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al primo canale, seguitemi sul primo canale Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e link a Patreon, link alla playlist con tutti quanti i video della serie di Blood Bowl 3 e anche il link per acquistare il gioco. E se l'acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo ragazzi? A presto!